Pistole, un fucile, munizioni, coltelli e spade orientali, ma anche farmaci dopanti, testosterone e ormoni femminili. C'era un piccolo arsenale e una sorta di mini farmacia di anabolizzanti nella ditta nell'abitazione di Filippo Baldini, 38 anni, elettricista con la passione per il culturismo, arrestato ieri dalla squadra mobile di Prato con le accuse di porto abusivo di armi comuni da sparo e d'attaglio, ricettazione e violazione della legge antidoping. L'uomo si trova ora nel carcere della Dogaia, dove stamani è stato interrogato dal GIP per la convalida dell'arresto. Non si tratta di un volto nuovo per le forze dell'ordine. Baldini infatti è stato rinviato a giudizio perché accusato in concorso con un'altra persona di aver dato fuoco ad uno yacht a Marina di Sarzana nel marzo del 2011, in uso in quel momento ad un imprenditore pratese. Le indagini sono scattate ieri mattina a seguito di alcune informazioni acquisite dagli uomini della mobile sulla possibile disponibilità di armi da parte di Baldini. La polizia si è appostata sia fuori dalla ditta del sospettato in via Taro che fuori dalla sua abitazione. Nel pomeriggio Baldini si è presentato nella propria azienda, ma è stato fermato dai poliziotti che gli hanno annunciato perquisizioni a casa e nella ditta. L'uomo si è subito innervosito e una volta dentro il proprio laboratorio ha indicato ai poliziotti una scatola. All'interno c'erano un fucile a pompa risultato rubato a Bologna nel 2011, una pistola Beretta dello stesso modello usato dalle forze dell'ordine rubata in provincia di Cosenza nel 2007, un'altra pistola ma giocattolo e munizionamento da guerra. Baldini ha raccontato agli agenti della questura di aver trovato casualmente tale arma in un sacco pieno di carta mentre camminava a Maliseti, quartiere ovest di Prato. Anziché chiamare le forze dell'ordine ha preferito tenersi tutto perché è appassionato di armi, come dimostra il ritrovamento di coltelli di ogni tipo e di spade orientali sia nella ditta che in casa. Come per le armi da fuoco, anche quelle da taglio non erano state denunciate. A completare un quadro già piuttosto compromesso, la scoperta di farmaci dopanti, di testosterone e di ormoni femminili. Buona parte di queste pasticche provengono da Grecia e Turchia, dove è più facile l'acquisto. Sarà quindi necessario sottoporre ad analisi queste sostanze per verificare la presenza di stupefacenti che in caso di esito positivo farebbero cambiare, aggravandolo, l'impianto accusatorio contro Baldini. Questo non è l'unico accertamento da compiere. Le indagini proseguono, dobbiamo capire se queste armi intanto hanno mai sparato, se sono state utilizzate, come sono arrivate a lui e così allo stesso tempo dobbiamo capire tutti i farmaci, tutte le sostanze, come le acquisite e per quale finalità, perché anche questo cambierebbe il titolo di reato per lui.